ma per vincere le elezioni. E quindi faccio un grande in bocca al lupo a Roberto Gravina e lo ringrazio della presenza stasera. Costruire democrazia a Boiano per presentare la lista dei candidati e per illustrare i punti programmatici. Massimo Romano non ha mancato di criticare il centrodestra, soprattutto i consiglieri uscenti. Siamo probabilmente tra i pochi che non hanno paura di confrontarsi con i cittadini all'interno, anzi all'esterno, nelle piazze. Vedo che invece soprattutto i consiglieri uscenti hanno ben poco da dire e quindi probabilmente rifuggono il confronto aperto, dove magari qualcuno potrebbe rivolgere loro delle domande assai insidiose, come per esempio quella di chiedere loro che cosa abbiano fatto in questi 5 anni. Le risposte secondo noi sarebbero praticamente nulla. Abbiamo di fronte una regione che invece di crescere arretra e credo che avremo delle sorprese nelle urne, perché i cittadini hanno capito e hanno compreso che se rivincesse il centrodestra ci sarebbe la stessa identica classe dirigente che c'è oggi, e invece abbiamo bisogno di un cambiamento che sia effettivo e siamo qui per questo. Ecco, Costruire Democrazia che cosa propone il suo programma elettorale? Costruire Democrazia sarà un presidio all'interno delle istituzioni di buona politica per ripristinare innanzitutto la legalità dell'azione amministrativa e portare all'interno delle istituzioni competenze, capacità, mani libere, schiena dritta e idee molto chiare su ripristino del diritto alla salute, investimento sul capitale umano, politiche di sviluppo che non vadano a premiare sempre e soltanto i soliti noti, ma si rivolgano alla generalità del tessuto produttivo molisano, perché abbiamo delle assolute eccellenze che devono essere valorizzate, non necessariamente solo per effetto della prossimità con la politica.